Allora, cos'è una curva di livello? Una curva di livello è l'insieme delle x, y, vabbè, faccio in due variabili, in realtà in n variabili la stessa cosa, l'insieme delle x dà di che f di x è uguale a c. Adesso siccome andremo a fare in due variabili per fine cosa, questo è in R2, questo è in Rn in generale. Questa è una curva di livello. Allora, adesso andiamo a risolvere un esercizio molto semplice. Andiamo a fare derivate prime, derivate seconde, curve di livello per quanto riguarda i polinomi di grado 1 e di grado 2 in R2, in due variabili. Quindi cominciamo. XY sta in R2. Come è fatto un polinomio di grado 1? Come è fatto un polinomio di grado 1? È AX più BY più costante. Ok? Questo è un polinomio di grado 1. Chi è da f in da x? La derivata rispetto a x quanto fa? A. La derivata rispetto a x fa b e le derivate seconde sono tutte nulle. Quando vanno a fare le derivate seconde vengono tutte 0. Quindi il gradiente di f chi è? A, B, se lo metto come vettore colonna è questo, è un vettore costante. Perché? Allora, sarà vero che f di xy è uguale a f di x con 0 y0 più gradiente di f in x con 0 y0 scalare x meno x con 0 y meno y0? Stavolta lo, sì, lo 0 lo posso mettere in basso perché le coordinate sono chiamate xy. Più in realtà qua non c'è più niente, perché questa applicazione qua è lineare, cioè o meglio è affine, è lineare più una costante. Andiamo a vedere f, chi è f di x con 0 y0? È a x con 0 più b y0 più c più, qua cosa mi viene? Il gradiente a per x meno x con 0 più b per y meno y0. Quando fate la somma, ax con 0 meno ax con 0 se ne va, by0 meno by0 se ne va, mi rimane ax più by più c. Quindi, vedete che nel caso di una funzione di grado 1, cioè un polinomio di grado 1,
quella formula che abbiamo visto prima, il resto non ce l'ha, esattamente come nel caso della formula di Taylor per le funzioni di una variabile. Se la formula, se poniamo di grado 1, il resto non c'è. Non solo, però andiamo a vedere come sono fatti le curve di livello. Allora, diciamo che f di xy è uguale a lambda, però da chi deve essere? A x più by più c deve fare lambda, cioè vuol dire che a x più by è uguale a lambda meno c. E come è fatto a x più by uguale a lambda meno c? È una retta perpendicolare al vettore AB. Questo è il vettore AB. Perché vedete? Se vi ricordate, qua c'è scritto AB scalare XY uguale costante. Cioè, se la costante è uguale a 0 vuol dire esattamente i vettori ortogonali ad AB. Se la costante è diversa da 0 è semplicemente il traslato di quella. Quindi quando cambia lambda, che succede? Succede che questa retta si sposta. Cioè le curve di livello di questa funzione al variare di lambda sono tante rette parallele, e tutte queste rette sono tutte ortogonali al gradiente. Quindi intuiamo una prima regola: curve di livello e gradiente sono ortogonali. Non solo, dove punta il gradiente? Dove la funzione sale o dove la funzione scende? Beh, se io questo spostamento lo prendo, qua ci metto A e qua ci metto B, qua mi viene A quadro più B quadro, quindi se mi sposto da quella parte la funzione sale. Non solo, quando faccio, a parità di spostamento, quando faccio il prodotto di scalare due vettori, questo prodotto viene massimo quando i due vettori sono proporzionali. Quindi il gradiente, si dice, punta nella direzione di massima pendenza, cioè se io mi sposto nella direzione del gradiente la funzione sale più velocemente. Per capirci, in questo caso dove la funzione è lineare e le curve di livello sono rette, che succede? Succede che se io mi sposto da questa parte la funzione sale, se mi sposto da questa parte la funzione scende, se mi sposto in maniera perpendicolare al gradiente la funzione non cambia. Immaginate di... perché se andassimo a fare il grafico della funzione, qua siamo nel dominio che è R2, le curve di livello sono nel dominio, ma se andassimo a fare il grafico della funzione, il grafico della funzione sta in R3 ed è un grande piano inclinato. Allora, andare nella, questo piano inclinato sta messo sopra al dominio, sta in R3. Allora, se io mi sposto nella direzione del gradiente vuol dire che sto prendendo la salita di petto, cioè sto andando verso la direzione dove il piano sale in maniera più ripida, cioè di qua. Se mi sposto di qua, qua la coda era 100, 150, 200, chiaro? Se mi sposto dall'altra parte sto andando dove la discesa è più ripida. Se mi sposto, io posso spostarmi anche, immaginate la salita di un garage, bella inclinata, a piano inclinato. Se io mi sposto in maniera ortogonale alla direzione dove il piano sale più rapidamente, io posso spostarmi in maniera tale da non salire né scendere di livello. Chiaro? Posso spostare costa a costa. È facile da capire. Chiaro? Adesso cerchiamo di capire questo quando il polinomio è di grado 2. Allora, in realtà, facciamolo prima per qualche polinomio particolare, mettiamoci i numeri così si capisce meglio.
prendiamo un primo polinomio di grado 2, prendiamo per esempio x quadro più 2y quadro. Ok? Andiamo a fare la derivata di f rispetto a x nel punto xy fa 2x, la derivata di f rispetto a y nel punto xy fa 4y, la derivata seconda di f rispetto a x due volte fa 2, la derivata seconda di f rispetto a x e poi rispetto a y qua fa 2, qua fa 0, che è uguale alla derivata seconda di f rispetto prima y, poi x, la stessa cosa. E poi la derivata seconda di f rispetto a y due volte fa 4. Quindi cosa scopriamo? Scopriamo che il gradiente stavolta non è più costante, ma è uguale a 2x, 4y. Mentre la matrice delle derivate seconde, che si chiama matrice hessiana, poi vedremo, come è fatta? Questa qua è costante, quindi. Vale 2, 0, 0, 4. In generale, se la funzione di classe C2, vedremo che l'hessiana è una matrice simmetrica. Perché qua c'è la derivata fatta rispetto prima a x e poi a y, qua ci sta la derivata fatta prima a y e poi a y, che dovranno essere uguali. Le derivate terze sono tutte nulle, però non le andiamo a considerare. Le derivate terze, se le avessimo rappresentate, dovrebbero stare in un cubo, sono 8. Poi chiaramente anche lì ci sarebbero, diciamo, la matrice dovrebbe essere, cioè non la matrice, il tensore avrebbe delle componenti uguali. Queste sono derivate prime, derivate seconde. Le derivate prime stanno nel gradiente, le derivate seconde stanno nella matrice. Andiamo a vedere invece le curve di livello, come sono fatte. Andiamo a fare x quadro più 2y quadro uguale lambda. Allora, fino a che lambda è negativo, qua non mi viene proprio niente, mi viene, perché x quadro più 2y quadro non può essere uguale a un numero negativo. Quando ci metto lambda uguale a 0, compare la prima curva di livello, che però è un punto, perché x quadro più y quadro uguale a 0, la soluzione, l'unica soluzione è 0, 0. Mettiamoci adesso x quadro più, y, più 2y quadro uguale 1. Ok? Allora, che cos'è questa qua? L'equazione di una ellisse. Allora, questa ellisse, se io ci metto lambda uguale a 1, viene leggermente schiacciata così. Qua viene 1 su radical 2 e qua viene 1. E se cambia lambda, che succede a questa ellisse? Semplicemente, se lambda lo prendo tra 0 e 1, l'ellisse si stringe attorno a sto punto, se no si allarga. Vabbè, le mie qualità di disegnatore sono sempre pessime, non so. Ok, con un bersaglio, no? Ok. Oh, andiamo a vedere. Ah, mettiamo qua, mettiamo che questa era 1. No, che questa era 2, quindi qua mi viene radical 2 e qua mi viene 1. Ok. Andiamo a fare il gradiente in questo punto. Questo punto chi è? Radical 2, 0. Allora, quanto viene il gradiente? Viene 2 radical 2, 0.
Qua invece, se ci mettiamo 1, il gradiente nel punto 0, 1 mi viene 0, 4. Quindi vedete, viene un po' più lungo. Questo qua è lungo 4. Lunghezza vale 4. Questo qua è lungo, questa lunghezza qua viene 2 radical 2. Ora, se l'andate a fare in un altro punto qua di una curva di livello, scoprirete sempre che il gradiente è ortogonale alla curva di livello. Ancora non lo possiamo dire per bene, perché dobbiamo capire che cosa significa ortogonale a una curva. Significa che quando faremo le curve faremo la retta tangente, l'ortogonale è perpendicolare alla retta tangente. Si capisce? Intuitivamente, geometricamente, se qua fate la tangente, il gradiente è sempre perpendicolare alla curva di livello. Sempre, sempre, non ci sono eccezioni. Oh, perché il gradiente qua è più corto e qua è più lungo? Cosa ci dice? Qual è la direzione? Cioè, dov'è che la funzione cresce più velocemente? Qua o qua? Qua, perché il gradiente è più elevato. Qua se mi sposto da questa parte. Qua la direzione di massima pendenza è di qua. Allora, come si spiega tutto questo? Allora, qua la funzione era x quadro più 2y quadro uguale 2. Qua la funzione era x quadro più 2y quadro uguale 1. Mettiamo che qua la funzione valeva 1 e qua la funzione valeva 2. Perché? Curva di livello vuol dire che su questa curva la funzione è costante. Allora, su un'ellisse, sulla penultima ellisse la funzione valeva 1, sull'ultima ellisse la funzione valeva 2. Ora, come si spiega questo? Qua siamo nel dominio. Come sarà fatto? Se io andassi a fare il grafico della mia funzione, qua c'è l'asse x, qua c'è l'asse y, qua c'è l'asse z, come sarebbe fatto il grafico della mia funzione? Sarebbe un paraboloide di sezione ellittica, z uguale x quadro più 2y. Questa è la mia funzione, z uguale, chi è la funzione? F di x, cioè la terza variabile, cioè z. Ora, che succede? Che significa fare la curva di livello? Significa tagliare con un piano di altezza costante. Che succede quando taglio con un piano di altezza costante? Ottengo, seziono questo paraboloide a sezione ellittica e mi viene un'ellisse. La proiezione sul piano xy sono queste ellisse. È difficile? Non credo. Allora, soprattutto se magari state attenti, allora sarà molto meno difficile. Allora, che succede? Perché qua il gradiente è più lungo che qua? Beh, lo vedete che quando io passo da 1 a 2, il valore di quando mi sono spostato di qua, siccome l'ellisse è un po' schiacciata, in questa direzione qua mi sposto di meno che di qua. Allora, io per salire di 1, spostandomi di meno, vuol dire che la pendenza è più ripida. Quindi vuol dire che il gradiente qua è più lungo di qua. Chiaro? Oh, vediamo che succede al gradiente qua. Che deve succedere al gradiente là? Deve essere vettore nullo. Perché deve essere vettore nullo? Grazie, uno ci mette 0, 0 e si capisce che viene il vettore 1. Ma perché? Allora, immaginate poco prima, quando la curva di livello è un'ellisse piccola piccola, che succede al gradiente? Il gradiente, mano a mano che giro attorno a questa ellisse, il gradiente deve puntare in quasi tutte le direzioni, no? Eppure lì i punti sono molto vicini, quindi il gradiente là deve impazzire.
come direzione. Ma siccome la mia funzione è C1, il gradiente deve essere continuo, perché il vettore delle derivate, le derivate sono continue. L'unico modo per essere continuo per una funzione che cambia direzione, quella gradiente ha valori da R2 in R2 in questo caso, però l'unico modo per essere continuo vuol dire che il modulo deve andare a 0. Quindi, cioè qua l'unico, cioè se io ci metto un vettore, questo deve essere ortogonale a che? A tutte le direzioni possibili, perché quando la curva è collassata a un punto è come se lì ortogonali alla, diciamo, tangenti alla curva di livello ci sono tutte le possibili direzioni, allora deve essere ortogonale a tutte le direzioni possibili e quindi deve essere il vettore nullo. Questo succede praticamente ogni volta che la curva di livello degenera. Ogni volta che la curva di livello degenera, se il gradiente lì è definito ed è continuo, allora il gradiente deve essere nullo. Ok? Andiamo a vedere che succede se qua cambio segno. Che succede? Allora, beh, le curve di livello sono sempre coniche, no? Come prima, facciamo solo questo e poi andiamo. Okay. 5 minuti facciamo questo e ci andiamo. Qua è meno 4y. Che succede? X qua, allora, però stavolta che coniche sono? Che coniche sono? Sono ellissi? X quadro meno 2y quadro uguale a lambda, che sono? Non sono ellissi, sono iperboli, perché gli autovalori sono uno positivo, qua c'è un autovalore positivo, un autovalore negativo. E quindi come sono fatte? Vediamo gli asintoti. Quando ottengo gli asintoti x quadro meno 2y quadro uguale a 0, x uguale più o meno radical 2y, cioè gli asintoti vengono un po' schiacciati così, uno su radical 2. Allora, come sono fatti queste ellissi, queste iperboli, scusate? Se il livello è positivo vengono così. Se il livello è, diciamo, abbiamo x quadro meno 2y quadro uguale lambda, qui abbiamo lambda maggiore di 0 se lambda è maggiore di 0, e qui invece se lambda è minore di 0. Provate a vedere, vedete tutto. Invece se lambda uguale a 0 cosa vengono? Vengono esattamente due. Ecco. Ora qua c'è meno. Ora, a cosa corrisponde questo? Se andassimo a fare il grafico della nostra funzione, come sarebbe fatto il grafico della funzione? Sarebbe fatto con una sella. Qua è l'asse x, qua è l'asse y e qua c'è l'asse z. X quadro, vedete, se io tengo fissa la y, la funzione si comporta x quadro, meno 2y quadro dall'altra parte, tenendo fissa la x uguale a 0, oppure meno 2y quadro più x. Allora che succede quando io taglio una sella? Guardate che se io taglio la sella a lambda negativo,
mi viene esattamente, e poi proietto, mi viene esattamente questo, che qua taglio la sella al di sotto, questo qua si chiama il punto più basso della sella in una direzione, che è anche il più alto nell'altra direzione, si chiama punto sella, punto centrale, no? La sella del cavallo, c'è al centro, c'è un punto. Allora, se andate qua col computer, se vi fate disegnare la funzione, poi la fate girare, si capisce meglio. Quello girando vi fa vedere tutte le angolazioni. Allora, che succede? Che se io taglio al di sotto del punto sella, ottengo un'iperbola fatta così. Se taglio al di sopra del punto sella, ottengo un'iperbola fatta così. Vedete, taglio queste due orecchiette qua. Ovviamente sono infinite, quindi vanno qua e di là. E se taglio esattamente a livello del punto sella, sulla sella ci stanno due rette. Strano, ma ci stanno due rette. Quando vado a tagliare esattamente a questo livello qua, quelle sono le rette. Che succede al gradiente nel punto sella? Che succede? Nell'origine si annulla un'altra volta, perché il gradiente, ricordatevi, deve essere ortogonale alla curva di livello, ma qua la curva di livello sono due rette. Allora, ortogonale a una retta, ortogonale a un'altra retta, e non può avere due direzioni diverse. Per avere due direzioni diverse, qua è più facile di prima, l'unica possibilità è che il gradiente sia il vettore nullo, per essere ortogonale a due direzioni indipendenti. Quelle, le direzioni del due rette sono due direzioni indipendenti. Allora, ortogonale alla prima, ortogonale alla seconda, quella è già tutte le due, ortogonale a tutte le due, direttore. Chiaro? Allora, ripetiamo un po', poi vediamo degli altri esercizi, mercoledì cerchiamo di capire e fare un po' il quadro della situazione. Se io ho un polinomio di grado 1, le curve di livello sono tutte rette parallele. Il gradiente è costante ed è perpendicolare a tutte queste rette qua. Cioè io ho una direzione nella quale la funzione cresce, se mi sposto verso quella direzione la funzione cresce, se mi sposto in una direzione che fa meno di 90 gradi con quella la funzione cresce, una direzione che fa più di 90 gradi con quella la funzione decresce, se mi sposto a 90 gradi rispetto a quella direzione, cioè lungo una curva di livello, la funzione rimane costante. Polinomio di grado 1. Polinomio di grado 2. Le curve di livello sono coniche. Come sono messe queste coniche? Passo o ellissi, o parà, o iperbole. Più probabilmente sono ellissi o iperbole. Può essere anche parabole quando ci sta solo, per esempio, il termine alla x di secondo grado. Quindi le curve sono coniche. Le curve di livello, quando cambia la C, sono sempre coniche dello stesso tipo, o sono tutte ellissi, o sono tutte parabole, o sono tutte parabole. Ovviamente quando erano ellissi, ellissi non sono, per esempio se lambda è minore di 0, nel caso di prima l'ellisse non c'era, poi a un certo punto diventa un punto e poi diventa tanto ellissi, concetto. Invece questo c'è sia per lambda maggiore di 0 che per lambda minore di 0. A ogni livello qua la funzione ha la curva di livello che è un iperbole. Okay. Andando a disegnare i gradienti ci si accorge che i gradienti sono sempre ortogonali alle curve di livello. Ora, quando in particolare le curve di livello degenerano in un punto oppure si incrociano in un altro punto, come qua, che deve succedere? Il gradiente si annulla, proprio perché è ortogonale alla curva di livello. Questo è quello che è il quadro che abbiamo intuito fino a ora. Cosa cambia se invece di quei due esempi particolari ci metto un polinomio di grado 2 in generale? Non cambia niente. Cambia semplicemente che facendo una traslazione, una rotazione nel piano, il dominio ve lo mettete, ve lo girate in maniera opportuna e quella diventa, viene una conica ridotta a forma gamma. Viene un polinomio che non c'ha i termini x, y, x, x. Ce la potete centrare la conica e togliere il termine x, y, girando il dominio. Questo l'abbiamo imparato a fare in geometria.
Quindi, dal punto di vista qualitativo, il comportamento delle curve di livello di un polinomio di grado 2 è sempre quello. Sono tutte ellissi, tutte parabole o tutte iperboli, a seconda di come è fatto il polinomio. Chiaro? Quando è che degenerano? E dipende, le ellissi quando degenerano? Quando alla fine si estinguono in un punto, che è il centro di tutte le ellissi. Le iperboli degenerano quando diventano l'intersezione di due rette, che sono gli asintoti di tutte le iperboli. E le parabole invece, non degenerano, perché se io ho y, vabbè, la parabola la vediamo la prossima volta perché è molto legato.